con Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Radicale, esperto di tutta la materia, diciamo, e i possibili collegamenti tra il mondo radicale e il Vaticano, e questa nuova attenzione con il nuovo Papa e così via, nuovo, insomma, ormai non è più nuovo, ma... E parliamo un po' di questo comitato in cui si è parlato anche, e in modo forse un tempo si sarebbe detto improprio, di cose che riguardano tutta la galassia, non solo radicali italiani, però mi sembra che un po' tutti si sono sentiti chiamati a opinare su tutta questa vicenda, e ci sono stati anche degli scambi con Pannella, diciamo, che hanno stimolato Giuseppe a intervenire per fatto personale quasi, parlando sempre di materia, insomma, diciamo, ecclesiastica, se così possiamo dire. Come ti sembra che stia andando? Intanto un saluto a chi ci sta ascoltando. No, devo subito tirarti le orecchie, perché dici che non è più Papa nuovo. Questo è un Papa nuovissimo, perché in realtà non si è nuovi solo per ragioni anagrafiche, si è nuovi se si sa sorprendere. L'effetto sorpresa di questo Papa non finisce mai, sia per i mezzi di comunicazione, siamo sgamati noi come giornalisti, ormai ne abbiamo viste di cotte e di crude, invece lui riesce a sorprendere per i fatti, per le parole, per i gesti, in modo particolare per le questioni concrete. No, con Marco c'è sempre questa discussione un po', che io cerco un po' anche di indurre, più che Marco, perché ormai sta diventando un po' esperto, ma un po', di questioni papali, di questioni ecclesiologiche che poi sono alla base delle questioni politiche. E non si può capire la politologia senza conoscere l'ecclesiologia, quindi lui incomincia a comprendere meglio la politologia proprio perché incomincia a approfondire questioni ecclesiologiche. Ma lo faccio anche per indurre un po' i nostri più giovani iscritti radicali a affrancarsi da una forma di suggestione, di rispetto nei confronti del leader carismatico. Peccato che questo mio tentativo per ora non stia sortendo effetti da me sperati, perché si tende ad affrancarsi da Marco Pannella nel metodo di Marco e nei contenuti di Marco, la politica come ricerca, come assidua, continua ricerca intellettuale, il non accettare quindi lo status quo, il non adeguarsi a quelle che sono le conoscenze che si sono acquisite, ma cercare sempre di fare il salto, di fare il passo avanti, e invece di contestarlo su questo, mi auspicherei invece che sul metodo, che lo contestassero sul contenuti, che ci fosse una dialettica da questo punto di vista sui contenuti. Però con Marco abbiamo discusso, ho voluto intervenire venerdì dopo il suo intervento, che di solito è sempre problematicissimo intervenire dopo Marco, nessuno lo fa di sua sponte, intervengono perché c'è un'iscrizione, siccome non c'era un elenco di iscritti, io stesso ho chiesto al Presidente di intervenire a rischio e pericolo di Marco, perché poi Marco ha dovuto interloquire con me. Però mi sento di dire che ci sono due cose che non mi piacciono di questo comitato per ora. Il primo è l'aver lasciato sola la segretaria politica Rita Bernardini, perché Rita è una stacanovista come Emma Bonino, e come Emma Bonino però non è Hong Kong, King Kong. E poi non mi è piaciuto il fatto che i radicali sembrano un po' ripiegati su se stessi, è come se ci fosse una crisi solo nel mondo radicale, e che invece all'esterno il successo elettorale di alcuni partitoni, come vengono chiamati, invece non camuffi un fallimento ideale, ideologico, di prospettiva politica, di analisi politica, che è invece molto presente soprattutto nei partiti che elettoralmente vincono le elezioni.
E quindi occorre, secondo me, io non ho avuto il tempo poi di fare un secondo intervento, ma secondo me occorrerà correggere questo tiro, uno di carattere, diciamo così, di non far sentire sola la segretaria politica, e il modo per non farlo sentire sola innanzitutto è capire che c'è una crisi generale delle culture politiche, non solo italiane ma europee, e in questo i radicali non devono ripiegarsi su se stessi e quindi essere schiacciati da questa crisi, ma essere la coscienza critica, si diceva una volta, io direi il detonatore per dare alternative anche in prospettiva delle elezioni europee di maggio. Allora, questa cosa della segreteria, della segretaria che si deve sentire sola, io volevo chiederti effettivamente, insomma, l'effervescenza, le polemiche sono molte, poi vediamo adesso poi nelle votazioni, nelle mozioni, quello che succederà. Però quello che volevo chiederti, questo, diciamo, non potrebbe essere, questo che tu hai citato, un effetto un po' che si sostanzia in modo come un nesso di causa effetto rispetto al modo con cui è stato affrontato il congresso, con cui è uscita fuori questa segreteria di Radicali Italiani? La segreteria di Rita si pone, secondo me, come un giusto equilibrio, perché è un equilibrio. Quello che, ciò a cui mi riferisco, quindi la lettera, l'autodefinizione di squadra durante il congresso, cioè una modalità che insomma non è proprio ordinaria, insomma normale in casa radicale. Senti, tu fai questa domanda a uno che viene universalmente considerato un battitore libero, e qualcuno anzi dice mina vagante, quindi figurati se io sono favorevole a questo tipo di cordate o questi tipi di conventicole o confraternite più o meno laiche o più o meno secolari. No, io faccio una valutazione sul fatto che un congresso si gioca su dei confronti, questo dovrebbe essere, e anche degli scontri. Poi però bisogna divenire alla nomina, all'elezione degli organismi dirigenti, e in questo è chiaro che questa volta si è privilegiato allo scontro, siccome non c'è una visione veramente alternativa a quella proposta dalla leadership storica di Marco Pannella. Mi pare giusto che sia stato, io stesso mi sono fatto un po' promotore dell'idea di dietro la segreteria, proponendo la segreteria a una persona da cui tutti riconoscono l'impegno in prima fila sul tema dell'amnistia e della giustizia, di trovare però una sintesi in modo tale che tutte le cosiddette anime del partito trovassero espressione nella, e anche l'elezione di Silvio Viale al comitato come presidente, tutto sommato io la giudico, anche perché reputo abile la gestione di Silvio Viale. Quindi il punto è che questo non deve farci cancellare l'idea che non ci debba essere un confronto libero e franco di idee, quanto le idee ci sono. Il pericolo per me, il vero rischio, è che queste idee latitino, perché manchino, perché ci si pieghi per stanchezza magari, per assuefazione, può essere al virus che colpisce la società politica italiana e non solo italiana, ed è quello del carpe diem, del tirare a campare giorno per giorno. Ok, io ti lascio andare a pranzo, però prima voglio farti un'ultima domanda. Tu dici confronto di idee, c'è cioè un pochino anche quello che ha detto Stiglitz, cioè legittima la divisione, perché insomma cioè, la storia radicale è disseminata, una strada disseminata di cadaveri politici, di lotte interne, divisioni, abbandoni, questo è storia. E però dice, poi lo spessore politico manca. Allora io quello che volevo chiederti, e se rispetto a quella che si è autodefinita, quindi io chiamo squadra, questo gruppo di persone, poi il dissenso non fosse tanto sulle idee, ma fosse sui metodi,
e quindi si parla di gestione interna, di democrazia interna, di partecipazione, di condivisione, di assetti, eccetera, eccetera, anche proprietari, disponibilità di strumenti di lotta. Poi in realtà, per esempio, sulla giustizia, se effettivamente non ci fosse poi alla fine un dissidio o un dissenso, quindi è ovvio che poi diventa non sui contenuti ma sui metodi poi. Ma tu le domande le fai o fai la domanda e ti dai anche la risposta? No, c'era un punto interrogativo alla fine. No, era per il fatto della lunghezza, ma sarò molto più breve della tua domanda e dico che queste cose vanno affrontate, risolte, l'ho già detto, in direzione dal Senato del partito. Poi problemi di gestione, ripeto, attengono a, quando noi si è in direzione al comitato o al congresso, ma in modo particolare in direzione al comitato si affrontano questioni politiche, e le questioni politiche per ora in questo momento sul tappeto sono ben altre che non la gestione del patrimonio ereditario e del nomina del decuius. Grazie a Giuseppe Diello, che è sempre molto gentile, a cui ormai è un rito. Faccio i complimenti anche per anche oggi per questi colori sgargianti che voglio farvi vedere dei suoi pantaloni, come potete notare sono fantastici. Altre volte erano sempre sui pantaloni, sei molto fantasioso con i colori. No, io veramente cerco di far combaciare la fantasia esteriore con quella interiore, perché se no sarebbe non equilibrata. Mi riconosci una fantasia esteriore? È proprio essenzialmente la trasparenza a questo punto. Lasciamo perdere sul termine trasparenza, perché si finisce spesso in retorica, e quindi più che la trasparenza è importante la legalità, lo stato di diritto, perché sulla trasparenza i concetti sono anche ambigui, opachi, c'è una trasparenza opaca. Parlavo sempre dei pantaloni che specchiano il tuo interno, cioè la policromia interna. Policromia, pluralismo anche delle idee. Grazie Giuseppe Di Leo.